il comune legalizza i graffiti sui pannelli dei cantieri edili. L'obiettivo è di contrastare gli atti di vandalismo sui muri della città. Prende il via Lucca Effetto Cinema e anche i locali del centro omaggiano il mondo del cinema per una notte. Riparte Giochi senza barriere, manifestazione dedicata allo sport per tutti come mezzo di interazione sociale. Lucca Siena in TV, rivoluzione lucchese, biancorossi in amichevole con i campioni d'Italia, calcio, grosse novità alla chiusura del mercato. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con la cronaca. Patteggia un anno Daniele Sartini, il 39enne di Monzagrati, accusato dai carabinieri di coltivazione illegale di piante con effetto stupefacente. Dopo il blitz di ieri, che ha portato alla scoperta di una maxi piantagione di marijuana in località Sacconi, a Matraia, la pena gli è stata sospesa e Sartini è tornato in libertà. Le manette per lui erano scattate all'alba di ieri mattina, quando i carabinieri di Ponte Amoriano, appostati in zona già da alcuni giorni, lo hanno sorpreso mentre si recava nell'oliveto preso in gestione dai proprietari del terreno, un padre e un figlio che sono stati invece denunciati. E dopo il blitz di ieri è stata scoperta un'altra piantagione di cannabis, questa volta dalla polizia, nella località di San Pietro a Vico, dove i poliziotti della narcotici della squadra mobile e della questura da tempo tenevano d'occhio una serra grazie alla segnalazione di alcuni cittadini insospettiti dall'attività di un 47enne del luogo. Nel retro dell'abitazione dell'uomo i poliziotti hanno rinvenuto 11 piante a terra alte ben 2 metri quasi pronte per la raccolta ed altre 3 ancora invasate di circa 25 cm. La marijuana è stata portata negli uffici della squadra mobile in attesa delle analisi di rito e il 47enne denunciato per coltivazione di piante ad effetto stupefacente. L'uomo ha dichiarato di coltivarle per uso esclusivamente personale, ma anche se ciò fosse, la legge vieta la coltivazione anche di una sola pianta ad effetto stupefacente. E per contrastare il fenomeno degli atti vandalici sui muri e sui monumenti della città, il Comune di Lucca firma un protocollo di intesa per rendere legale la realizzazione di opere grafiche da parte di Writers sui pannelli dei cantieri edili della città. Vediamo. Da oggi sarà possibile per i Writers realizzare legalmente le proprie opere sulle recinzioni dei cantieri edili iscrivendosi all'associazione culturale Quel che non è e munendosi di un'apposita Writer Card. Il protocollo d'intesa per regolamentare la pratica è stato firmato questa mattina dal Comune di Lucca, l'Associazione Industriali, Asso Artigiani Lucca e l'Associazione Culturale Quel che non è. L'iniziativa ha l'intento di mettere a disposizione spazi legali, permettendo ai ragazzi di esprimersi realizzando opere artistiche che si inseriscano nel contesto ambientale circostante e di contrastare così gli atti vandalici sui muri e monumenti pubblici e privati della città. Con questo accordo l'Associazione degli Industriali e Asso Artigiani Lucca si impegnano a promuovere e a comunicare a tutte le aziende edili del sistema Confindustria la possibilità di personalizzare il cantiere nell'ambito del centro storico utilizzando in via esclusiva i Writers iscritti a Quel che non è e in possesso della Writer Card. La domanda di iscrizione deve essere inviata all'Associazione Culturale e una volta tesserati i ragazzi avranno l'opportunità di sottoporre i propri bozzetti al vaglio di un gruppo di lavoro formato dai firmatari del protocollo, che ne valuterà l'idoneità ad essere riprodotti sui pannelli che delimitano i confini dei cantieri. Le aziende edili interessate dovranno comunicare all'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca il cantiere e l'orario in cui i Writers potranno svolgere la loro attività e confermare il sostegno alle spese per la realizzazione delle opere. L'Associazione Culturale Quel che non è, dal canto suo, si attiverà nei confronti degli iscritti che vogliano esprimere il proprio talento artistico sulle superfici autorizzate, affinché frequentino un corso minimo sulla sicurezza in cantiere, organizzato da Asso Artigiani Lucca con la collaborazione del CPT Lucca. Le modalità per la realizzazione delle opere saranno raccolte in un apposito regolamento, in cui verranno specificate anche le modalità per ottenere l'apposita card e per ricevere l'autorizzazione a realizzare l'opera artistica murales.
L'associazione Quel che non è predisporrà inoltre un book fotografico contenente le opere realizzate e promuoverà questo tipo di attività al fine di combattere e contrastare i fenomeni di anarchismo grafico. E ritorna dal 20 al 22 settembre Festa Associazioni. La manifestazione, dedicata all'associazionismo locale, è organizzata dal Comune di Capannori e dal Forum delle Associazioni, che è inserita nel cartellone di Effetto Capannori. Tra le attività in programma, un concorso rock, esibizioni sportive, concerti, spettacoli teatrali e visite gratuite guidate per conoscere e per diffondere la cultura e la storia del territorio di Capannori. Ad aprire la manifestazione sarà questo venerdì 20 settembre alle ore 20:30 un flash mob contro la violenza sulle donne, organizzato e promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, Lucca, Città delle Donne, e dal Comitato Se Non Ora Quando di Lucca. Prende il via questa domenica Lucca Effetto Cinema, la manifestazione dedicata al cinema, che ha presentato il suo ricco calendario questa mattina in una conferenza stampa nella sede della Banca del Monte di Lucca, a cui hanno partecipato Vincenzo Placido, rappresentante della Commissione Cultura della Fondazione, e i rappresentanti delle associazioni organizzatrici dell'evento. Chuck si gira. Prende il via questa domenica 22 settembre la prima edizione di Lucca Effetto Cinema, il ciclo di incontri informativi e formativi sul cinema come arte e come risorsa economica. Il progetto è promosso e sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, ideato e coordinato dallo Schermo.it, realizzato da Lucca Film Festival, Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia, e con la collaborazione dei due cineforum cittadini, Circolo del Cinema di Lucca ed Ezechiele, con il patrocinio di Lucca Comics and Games. Un programma ricchissimo che ha come obiettivo ultimo quello di creare nel tempo una vera e propria factory lucchese, un coordinamento delle professionalità sul territorio in modo da consentire alle produzioni nazionali o estere, che in futuro torneranno a scegliere Lucca come set cinematografico, di trovare sul posto le migliori soluzioni organizzative e produttive, generando così al tempo stesso indotto e posti di lavoro in loco. A inaugurare il ricco calendario di eventi sarà il maestro del cinema britannico Peter Greenaway, con una Lectio Magistralis gratuita e aperta a tutti, dal titolo Il cinema è morto, a lunga vita al cinema, domenica 22 settembre alle 16 presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Venerdì 27 la città diventerà set per una notte grazie alla collaborazione con 9 locali del centro, che per l'occasione saranno allestiti a tema per omaggiare ciascuno un film che ha fatto la storia del cinema. A partire dalle 10 di mattina fino all'orario di chiusura dei locali aderenti sarà possibile vivere in prima persona la magia del cinema. L'appuntamento, aperto a tutti, è sul set in via San Paolino, dove ai partecipanti sarà consegnata una card con la quale, a partire dalle 19, potranno usufruire di uno sconto nei locali partner dell'evento. E il 27 settembre torna in tutta Europa la Notte dei Ricercatori. Per la prima volta anche quest'anno Lucca parteciperà all'iniziativa. Shine è una manifestazione promossa dalla Commissione europea che ha l'obiettivo di sensibilizzare e mostrare che i ricercatori sono più vicini a noi di quanto pensiamo e che i risultati del loro lavoro migliorano in molti aspetti della nostra vita privata e sociale. Per questo i ricercatori dell'Università di Pisa, di Firenze e di Siena animeranno una serata speciale tra caffè letterari, dibattiti, laboratori, dimostrazioni e occasioni di divertimento e di approfondimento, rivolti principalmente agli studenti delle scuole ma anche a quelli dell'università. La manifestazione avrà inizio alle ore 17 a Real Collegio, tra le attività molte dedicate anche ai bambini per coinvolgerli in modo divertente nel vasto mondo della ricerca. Con una cerimonia solenne, alla quale ha partecipato tutto il paese, la Filarmonica Rio Magno consegna a Seravezza il primo monumento dedicato al musicista di tutta la Versilia. Vediamo. Uno scatto d'orgoglio di un'intera cittadina, decisa a guardare al futuro con ottimismo. Con queste parole, il sindaco di Seravezza, Ettore Neri, marmista di terza generazione, accoglie il monumento al musicista, voluto dalla locale associazione filarmonica di Rio Magno, per dare un riconoscimento a questa figura, rappresentata da Orfeo, personaggio della mitologia greca, di cui non c'è traccia in Versilia. Grazie all'intuizione di Mario Roberto Luisi e Cesare Tognocchi, membri del consiglio direttivo,
ad una serie di sponsor, al bozzetto di Elena Luisi e la tecnica di lavorazione del marmo dell'artista Massimo Galleni, il monumento ha visto la luce nei giardini di Villa San Lorenzo, in una cerimonia pubblica a cui ha preso parte tutta la cittadinanza. Un dono che la filarmonica del presidente Marco Bertagna ha voluto fare all'intera comunità di Seravezza per dare un segno tangibile del ruolo dell'associazione. Un'associazione ad indirizzo bandistico che conta 308 soci e un organico normale di 42 elementi, impegnata oggi per non meno di 40 servizi bandistici all'anno. Lo sport come mezzo per promuovere l'interazione tra persone normodotate e quelle affette da disabilità. Questo è l'obiettivo alla base della manifestazione Handy Sport, giochi senza barriere, promossa dall'associazione Punto Handy, che lavora per favorire la partecipazione alla vita sociale delle persone disabili. Vediamo. La manifestazione Handy Sport, giochi senza barriere, che si svolgerà il 21 settembre alla palestra della Scuola Media di San Giuseppe a Monte Carlo, in occasione della giornata dello sport promossa dal Comune, giunge quest'anno alla sua 7ª edizione. La manifestazione, che coinvolgerà i ragazzi delle scuole elementari e medie di Monte Carlo, Villa Basilica e Porcari, sarà l'occasione per dare dimostrazione di molte discipline sportive, tra cui due non ancora promosse in Toscana, che possono essere praticate anche da persone diversamente abili. Tra le novità il basking, disciplina con la quale l'associazione Gladiatorius di Porcari, in collaborazione col Punto Handy, darà l'opportunità a squadre composte da diversamente abili e normodotati di confrontarsi in campo. Le due associazioni collaboreranno anche al progetto Baskin oltre allo sport, con l'obiettivo di promuovere il gioco della pallacanestro come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica dei ragazzi e di organizzazione di corsi di formazione al palasport di Porcari. Altra disciplina che sarà presentata durante la manifestazione è il sitting volley, sport che favorisce l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, dato che può essere praticato senza distinzione da diverse categorie di diverse abilità e allo stesso tempo anche da normodotati. La manifestazione sarà inoltre l'occasione per dare avvio al progetto ideato dal Punto Handy e dal Panathon di Lucca, sport e diverse abilità, che ha lo scopo di favorire sempre di più la collaborazione tra scuola, enti privati e pubblici in modo da creare un lavoro di rete nell'informazione e nella comunicazione e di trasmettere attraverso lo sport un nuovo modo di confrontarsi con la diversità e permettere una maggiore interazione tra normodotati e persone diversamente abili. Saranno presenti alla manifestazione anche i campioni dello sport come Stefano Gori e la campionessa di equitazione delle Paralimpiadi 2013, Sara Morganti. Passiamo ora alla pagina sportiva. Alle 20.30, grande appuntamento con la pallacanestro, con la diretta sulla nostra emittente e live streaming sul sito www.diluca.it dell'amichevole di lusso della pallacanestro Lucca e campioni d'Italia della Men's Sana Siena. Ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Baldocchi dal Palatagliate. Sì, buonasera Lucia, buonasera a tutti i telespettatori di Lucca. Palla 2 alle 20.30 di quella che sarà una piccola grande pagina di storia per il basket di Lucca, per il basket lucchese, perché è qui accanto a me, come potete vedere, c'è il presidente della pallacanestro Lucca, Franco Montorio, a sfidare i biancorossi. Stasera è una formazione mitica, i campioni d'Italia, la Menzana Siena, 7 volte campione d'Italia, roster completamente rinnovato, ma una tradizione e una forza che comunque desta entusiasmo da vedere a Lucca. Sì, loro hanno un record da fantascienza, perché 7 scudetti consecutivi in Italia non li ha mai vinti nessuno, mi pare ci si fosse fermati a 4. Sono una squadra rinnovata, però sono anche una squadra che in tutti questi anni ci ha dimostrato una capacità di rinnovamento importante, interessante, e sanno fare le cose molto bene. Io credo che sia una serata storica per la pallacanestro Lucca e per tutta la città. Ai ragazzi prima ho fatto una specie di augurio, è una, forse la partita più importante della storia della pallacanestro Lucca. Io vorrei che fra qualche mese ce ne fosse un'altra più importante, perché stasera la festa e poi la partita, vorrei che fra qualche mese ci fosse la partita e poi la festa, e naturalmente con tutta la scaramanzia di questo mondo non scendo nei dettagli.
Ecco, cosa è importante, se ne è discusso tutta la settimana all'eccesso, voi siete ammazzati di lavoro per permettere proprio al pubblico lucchese di vedere la partita questa sera al Palatagliate, ci siamo riusciti all'ultimo soffio, si spera che però per tutta la stagione non ci siano di questi problemi. No, io spero di no, ieri sera alle 7:30 mi sono sentito un po' come D'Atome in Italia-Spagna, no? Canestro l'ultimo secondo supplementare e poi vittoria per produrre il documento decisivo. Noi ci siamo attivati molto presto, stasera avremo per la prima volta nella storia la presenza dei steward professionisti, abbiamo un piano sicurezza, il comune ci è venuto incontro, tutti, anche ringrazio anche tantissimo il questore, siamo in corso d'opera, no? Come quando vai in autostrada e leggi stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per Luca, stiamo lavorando per il suo pubblico per avere una capienza migliore, ma già stasera comunque avremo una risposta importante da parte della città. E per tutti quelli che non potranno essere qua al Palatagliate, fortunatamente c'è una partnership anche con la nostra televisione, avranno tutti i nostri telespettatori la possibilità di vedere la partita sia in televisione che su internet, questo perché poi serve anche a livello propedeutico portare il basket nelle case, ci pensa un po' la nazionale a incuorarci, ci pensiamo anche noi nel nostro piccolo con la Pallacanestro Lucca. Assolutamente, io vi ringrazio, siamo partner, concludo velocemente con una specie di aneddoto, perché oggi a Porta San Donato ho incontrato quattro turisti americani che mi devono informazioni e uno scherzando mi ha detto il mio cognome è Di Lucca, ha detto come la TV? Lui non ha capito, io sì, ci siamo fatti una risata e comunque grazie per il sostegno che ci state dando. E con questa anticipazione la linea può tornare al tuo telegiornale. Grazie Marco, passiamo ora al calcio parlando di Lucchese. Queste sono infatti le ultime ore frenetiche di calciomercato in casa Lucchese, impegnata a sistemare la batteria degli under e a rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Un paio di arrivi, ma anche altrettanti tagli eccellenti e per certi versi inattesi. Facciamo il punto nel nostro servizio. Nell'ultimo giorno di mercato la Lucchese attua una mezza rivoluzione. Prima dell'allenamento, dopo un summit a tinte forti, arrivano due tagli eccellenti. Di Giusto e Chiarelli saranno ceduti ad altre società di Serie D, Scandicci e San Giovannese in Pol. Troppi gol subiti nelle prime partite, ecco spiegata la rinuncia all'ex difensore del Borgabugiano. Un taglio che arriva non senza rammarico, ma i dirigenti hanno deciso di puntare su Calistri, che sembra aver recuperato il ritardo di condizione e dunque essersi guadagnato i galloni da titolare. A questo punto il reparto centrale difensivo è coperto perché in quel ruolo può giocare anche Angeli. Decisamente meno attesa la cessione di Chiarelli, che domenica Imola era stato schierato nel secondo tempo e non era nemmeno dispiaciuto. Ma anche qui la società stava cercando in ogni caso un altro attaccante. Sfumato Perna, il candidato numero uno è Nicola Dal Bosco, classe 87, il cui cartellino appartiene al Vicenza. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 55 presenze in C2 con il Poggibonsi, segnando 12 gol. Per quanto riguarda gli under, dal Bari arriva Luigi Zinetti, esterno difensivo classe 95, e il giovane che mancava per completare la rosa. E in mezzo al via vai di queste ore, Pagliuca cerca di tenere ferma la bussola. In questo momento ti dico la verità, io penso esclusivamente al fatto che domenica abbiamo fatto un risultato importante e eccezionale è stata, come i ragazzi lunedì mattina quando ho letto i giornali, ho letto le vostre interviste, per me è stata una doppia vittoria, leggi che tutti i ragazzi evidenziavano il fatto di essere contenti per il gruppo, essere contenti per il proprio ragazzo, quindi questo è un segnale che qualcosa di buono abbiamo costruito. Il risultato è stato positivo, dobbiamo lavorare, se arriverà ci sarà qualche cambiamento di mercato, lavoreremo, può darsi anche in maniera diversa, di conseguenza ci adeguiamo. Perna che va, viene, va e viene, a che punto siamo? Ma ora può darsi che sia, dove era la Turris, no? Sì, sì. Ora sarà indicativamente tra Napoli e Roma. Poi bisogna vedere poi se continua o va via. No, non, ancora no, non è definito. C'è qualche partenza eccellente. Su questa cosa non parlo. E su questa cosa per il sottoscritto si parla che di Giusto. Avete visto una faccia mascherata, perché cosa c'ho dentro è... Ma si parla di una partenza eccellente di Giusto comunque, se non ci sbagliamo. No, ancora non è niente definito, preferisco non parlare di queste cose, preferisco di che... Abbiamo capito.
Io ci ho parlato ieri sera con Fracassi, mi ha parlato di problemi suoi personali, quelle son cose sue. A me mi dispiace soltanto che Fracassi non ci sia, perché è una persona di qualità, come ce ne sono tante qui nella Lucchese persone di qualità, Fracassi è una persona di qualità. E vi ricordo che da quest'anno Di Luca seguirà anche il calcio giovanile, coprendo le gare casalinghe del Tau Calcio. Domenica c'è stato l'atteso esordio degli allievi regionali Elite, vediamo com'è andata nel nostro servizio. Il Furcoli Valdera ferma sull'1-1 il Tau Calcio all'esordio casalingo nel campionato allievi regionali Elite 2013-2014. Un risultato a sorpresa che quasi sta stretto agli ospiti, che mettono in mostra una buona coesione, tanto sano agonismo e il talento del duo Merlini-Oda. Di contro il Tau, ancora imballato nella manovra, mette cuore, muscoli e grinta per evitare lo stop casalingo. Parte meglio la compagine pisana, che già all'ottavo va vicina al vantaggio con un bel tiro dal limite di Merlini, che trova attento Corti. Ed è lo stesso portiere di casa a salvare in uscita su Novi al quindicesimo, con l'azione che poi sfuma in fallo laterale. Al 24esimo si vede anche la formazione di mister Maffei, con Benedetti che anticipa di testa sul primo palo un bel cross dalla destra di Sodini, blocca con sicurezza Filippeschi. Al 37esimo vantaggio ospite, bella percussione di Giusti sulla fascia sinistra. Cross secco che trova la corta respinta del portiere, rompe Arthur Oda che fa 1-0. Le squadre vanno a riposo col meritato vantaggio granata. Alla ripresa del gioco il Tau prova a serrare ritmi senza pungere, però col Forcoli che agisce di rimessa. All'11esimo è bravo Corti che esce al limite dell'area per negare la gioia della doppietta Oda. I ragazzi di Maffei hanno il merito di non arrendersi e trovano il pareggio al 33esimo della ripresa. Rimessa laterale dalla destra del neo entrato Conforti, praticamente un cross sul quale svetta Di Bello che ristabilisce le distanze. Il Tau prova a fare sua la gara, ma gli ospiti si difendono con ordine e non rischiano praticamente mai. Il finale spezzettato dai tanti contrattempi fisici, derivanti anche dal fatto di essere solo alla prima giornata di campionato, consegna in dote agli altopascesi un punto in classifica contro un sorprendente Forcoli Valdera. L'assessore allo sport Pierangelo Paoli ha ricevuto questa mattina in comune a Capannori i neocampioni italiani di danze standard classe A, Margherita Petrocchi, originaria di Capannori, e Luca Bandettini, della scuola di ballo Daisy Dance. Ad accompagnarli c'era la presidente della scuola, Luigina Graziani. Il primo posto è stato conquistato nello scorso mese di luglio a Rimini. Per la coppia è stata una stagione di successi, grazie anche alla vittoria del campionato regionale e della Coppa Italia. Adesso Margherita e Luca, che sono anche istruttori della scuola che svolge le proprie attività nella sede dei donatori di sangue Fratres di Lunata, si sta preparando in vista dei prossimi impegni, come il campionato italiano che si terrà a gennaio. Adesso è ufficiale. Da lunedì prossimo l'attività della Nottolini tornerà finalmente al palapiaggia di Capannori. I lavori, che hanno previsto l'impermeabilizzazione del tetto, il cambio delle luci e il ripristino del parquet, che è stato anche totalmente levigato, sarà ritrattato antiscivolo venerdì prossimo. Finisce così un lungo periodo di inagibilità della palestra, che ha visto le squadre del presidente Alberto Baroni utilizzare l'impianto di San Leonardo Entreponzio. La soddisfazione della società bianconera è palpabile e tutti sono concordi nel dover ringraziare l'amministrazione comunale di Capannori per aver onorato a tempo record l'impegno preso. Per quanto riguarda l'attività della Nottolini Volley, da lunedì saranno ufficializzati i nuovi turni di allenamento, così come l'inizio dei corsi di mini, super e attività motoria, diretti da Mario Moretti, che vedranno impegnati come istruttori Sara Maracci, Chiara Gradi, Alessandro Beccheroni, Stefano Capponi e Leonardo Ceccarini. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio e vi ricordo l'appuntamento dalle 20:30 con la diretta al Palatagliate per l'amichevole tra la Pallacanestro Lucca e la Mens Sana Siena. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata.